Al momento, stando ai dati forniti dal Centro Viabilità Italia del Viminale, sulla A3 non si segnalano grossi disagi, a parte un aumento nei tempi di attesa agli imbarcaderi di Villa San Giovanni. Tutto il primo weekend agostano, però, rimane da bollino nero. Massima attenzione dunque sui circa 25.000 km di rete stradale e autostradale per il primo bollino nero della stagione. L'amministrazione comunale di Reggio produce il massimo sforzo per arrivare a completare il nuovo Palazzo di Giustizia. Il cantiere dei lavori, completati per il 75%, è ancora fermo dopo il contenzioso scoppiato tra la ditta Bentini, attualmente in concordato preventivo, e il comune. Era stato lo stesso premier Matteo Renzi, nel corso di una delle sue visite a Reggio, a promettere il sostegno del governo per completare la struttura. Famiglie divise o sradicate a causa di disguidi burocratici e comunicazioni fornite in maniera errata. Questa è, per il presidente della regione Mario Oliverio, e non solo, una delle conseguenze più assurde della buona scuola voluta dal governo e messa in atto dal ministro Stefania Giannini. Il paradosso è che molti docenti, alcuni dei quali precari con oltre 10 anni di servizio alle spalle, sono stati assegnati ad istituti del centro nord. Timidi ma incoraggianti segnali di ripresa arrivano dal Vibonese sul fronte dell'economia. A dirlo è la Camera di Commercio di Vibo Valentia, che ha presentato l'ultimo rapporto di Movimprese relativo al secondo trimestre del 2016, che segna un tasso di crescita dell'1,3%. Tra iscrizioni e cessazioni il saldo è di 135 nuove imprese produttive. Vogliamo informare i comuni quello che stiamo facendo per quanto riguarda i PIR. Noi questa volta abbiamo distinto due fasce: la fascia dei comuni inferiori ai 5.000 abitanti, dove si devono mettere insieme e quindi fare il piano di sviluppo locale, e noi a questi diamo un contributo massimo che può arrivare a 15.000 euro per fare questi piani.